Buonasera, a neanche due mesi dal mortale agguato a Falcone siamo costretti purtroppo a darvi notizia di un altro fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa a Palermo. Un'autobomba sarebbe esplosa vicino all'abitazione della madre del giudice antimafia Paolo Borsellino, il magistrato nel mirino di Cosa Nostra assieme a Falcone. Chi per dovere del proprio ufficio, dice il giornalista dell'ANSA, si aggira sul teatro della nuova strage, deve evitare di calpestare resti umani. È finito tutto. Ma non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Capannetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. Denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere guerra. Il 19 luglio è un momento di riflessione per tutti i siciliani e per tutti gli italiani. Ogni anno ci ritroviamo qui al richiamo di Salvatore Borsellino perché vogliamo mantenere alta la memoria di questo giorno, cosa significa nel cuore di ogni cittadino libero che vuole combattere contro la mafia. La lotta alla mafia non si deve limitare a una commemorazione in quest'unica giornata, dove è una commemorazione ormai appunto di Stato, lo Stato che comunque dovrebbe darci tante spiegazioni. Siamo qui anche quest'anno per la commemorazione della strage di Via D'Amelio e anche quest'anno ribadiamo il fatto che questa è una strage di Stato, loro sono stati semplicemente vittime del sistema, ma appunto per questo sarebbe giusto, sarebbe grandioso dare un senso alle loro morti, ma questo non si deve fare solo ogni 19 luglio, ma ogni giorno della nostra vita attraverso le nostre scelte, scelte di cambiamento che possiamo fare ognuno di noi nella propria quotidianità, lo può fare ogni cittadino, lo può fare ogni burocrate, ogni funzionario e soprattutto ogni politico. È importante non vedere queste commemorazioni come un semplice rituale, piuttosto vederle come un momento fortemente educativo. Proprio in questa direzione va il disegno di legge che abbiamo presentato per l'educazione antimafia nelle scuole, proprio perché crediamo che i bambini fin da piccolissimi vanno educati e va fatto capire loro che cosa significa il fenomeno mafioso. Il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della Polizia di Stato, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, ed è di Walter Cosina. Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione,
ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi.